Tra poco andremo ad assistere alla conversazione a cura di Antonino Megali, vicepresidente del Circolo Culturale L'Agorà, su Maria Callas, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. In questo 2023, come Circolo Culturale L'Agorà, abbiamo già ricordato diversi nomi importanti della cultura non solo italiana, e naturalmente i risultati sono consultabili in scrittura e in video sul nostro portale internet e naturalmente anche sugli altri social network presenti nella rete. Quindi oggi parleremo di Maria Callas. Io vorrei ricordare un episodio che lega Maria Callas alla città di Reggio. Il 28 febbraio del 1951, in occasione dell'inaugurazione della stagione lirica di quell'anno, 1951, l'opera di Giuseppe Verdi, l'Aida, appunto andò ad inaugurare la stagione lirica, come dicevo prima, presso la massima espressione culturale cittadina, e cioè il Teatro Francesco Cilea. In quell'occasione si esibirono appunto il soprano Maria Callas ed il baritono uruguaggio José Soler, diretti dall'orchestra del maestro Federico Cupolo. Quindi, da queste poche note, da queste notizie, che tra l'altro potete consultare anche sul nostro portale internet, in quel periodo si respirava ben altra cosa, ben altra situazione a riguardo le organizzazioni in campo culturale. Bene, io dopo queste così piccole notizie, queste pillole di memoria, do adesso la parola ad Antonino Megali. Grazie e buona visione. Ricordo di Maria Callas a 100 anni dalla nascita. Concludiamo la serie degli anniversari di questo 2023 ricordando Maria Callas, la soprano più celebrata per la sua voce e le sue capacità interpretative, ma anche la più presente sui media per le sue vicende private. Tutti quelli che l'amarono come cantante ne fecero quasi un mito, tanto che le venne attribuito l'appellativo di Divina, che ancora oggi precede il suo nome. Da ricordare che prima di lei l'appellativo di Divina era toccato solo a Greta Garbo, che è quanto dire. Nasce il 2 dicembre del 1923 a New York, dove la famiglia si era trasferita dalla Grecia pochi mesi prima della sua nascita. Avevano avuto i genitori già due figli, e uno dei quali Vassilios, morto a soli 3 anni di meningite. Il padre Georgios Calogeropoulos è un farmacista che appunto negli Stati Uniti vuole fare fortuna. La madre è una donna che avrebbe voluto iniziare una carriera teatrale e che ha molto sofferto per la perdita del figlio, tanto che avrebbe desiderato avere un altro maschio e per alcuni giorni si rifiuta di vedere la bambina appena nata. Il vero nome della neonata è Anna Maria Cecilia Sofia Calogeropoulos, cognome troppo complicato per gli americani, che lo trasformano prima in Calos e poi in Callas. A soli 5 anni Maria rischia di morire. È investita da un'auto mentre attraversa la strada e per 22 giorni resta in coma. Intanto il padre è costretto a vendere la farmacia e fare il commesso viaggiatore e lei si rifugia nell'ascolto delle opere del Metropolitan, trasmesse alla radio, e a prendere poi lezioni di canto.
Per aiutare la famiglia arriva a esibirsi a New York in concerti radiofonici eseguendo arie d'opera. Nel 1937 la madre si separa dal marito e decide di tornare ad Atene. Qui Maria frequenta il Conservatorio Nazionale a 15 anni e a 15 anni al Teatro Olimpia debutta nel ruolo di Santuzza nella Cavalleria Rusticana. Ormai lanciata, frequenta il più famoso conservatorio di Atene, dove a darle lezioni di canto è la famosa soprano Elvira de Hidalgo. Da lì apprende anche elementi di recitazione e come stare e muoversi sulla scena. Durante i difficili anni della guerra e dell'invasione nazista, canta per la prima volta la Tosca, all'aperto in lingua greca. Poi è ripetuta in lingua italiana, con l'arrivo degli inglesi, data la conoscenza della lingua e assunta come interprete del quartiere generale britannico, dove ha l'occasione di tenere alcuni concerti per le truppe. Nel 1947 Maria parte per l'Italia, dove a Verona interpreta la Gioconda di Ponchielli. Qui incontra quello che diverrà suo marito, Giovanni Battista Meneghini, e un direttore che sarà fondamentale per la sua carriera, Tullio Serafin, che in seguito affettuosamente la definirà come una grande vociaccia. Tra il 1949 e il 52 la Callas va in America Latina, dove ottiene un gran successo. Intanto, dopo la guerra, riapre la Scala dopo la ricostruzione. È qui che Maria ottiene successi continui e il teatro diventa come casa sua. Inaugura le stagioni col maestro Ghiringhelli e dove fino al 1960 interpreterà decine di opere e collaborerà con Zeffirelli e Visconti, lasciando interpretazioni indimenticabili. Nel 58 la Traviata, con la regia di Zeffirelli, sarà rappresentata a Dallas nello stesso anno. Nello stesso anno il Metropolitan di New York la ospita come interprete ancora della Traviata, della Lucia di Lammermoor e della Tosca. Non soddisfatta degli allestimenti, smetterà di cantare per molti anni. Ritornerà nel 65 per due recite della Tosca. Nel 1959 a Londra, dopo una trionfale media di Cherubini, incontra l'armatore greco Aristotele Onassis e abbandonerà il marito diventando la sua amante. Verso la fine degli anni 50 la sua voce incominciò ad avere qualche difficoltà. Qualcuno l'ha attribuito anche a una grande cura dimagrante che aveva fatto negli anni precedenti, perdendo 30 kg. E avvenne che nel gennaio 1958 fu costretta a sospendere, dopo il primo atto, la norma all'Opera di Roma, presente il Presidente della Repubblica Gronchi. Si difese dicendo che già aveva chiesto di essere stata sostituita non sentendosi bene, ma le era stato risposto: nessuno può sostituire la Callas. Per un periodo rinunciò a cantare opere e fa solo concerti. Alla Scala è presente l'ultima volta nel 61 a dicembre con una delle sue più belle interpretazioni, La Medea. Presente Dino Buzzati ne rimane estasiato e scriverà: era bellissima. A un certo punto si gettò a terra lunga, distesa, così, rimanendo immobile. Non ho mai visto nessuna donna distesa a terra con tanto stile ed eleganza. Il personaggio di Medea sarà interpretato poi anche al cinema in un film di Pierpaolo Pasolini. Poi una breve permanenza negli Stati Uniti dove fa l'insegnante e incide dei dischi. Ancora poi con il tenore Giuseppe Di Stefano, del quale frattanto si era innamorata, firma la regia dei Vespri Siciliani di Verdi, con cui viene inaugurato il nuovo Teatro Regio di Torino, ma vengono demoliti dalla critica. L'ultima apparizione è nel novembre 74 in Giappone, a Sapporo, per raccogliere fondi per curare la figlia del tenore, malata di cancro. La relazione col tenore Di Stefano finì quando gli morì la figlia, a soli 21 anni. A soli 20 anni.
Si ritirò allora a Parigi nel suo appartamento in Avenue George Mandel 36. Muore il 16 settembre del 77. La causa della morte è ufficialmente dovuta ad arresto cardiaco, anche se qualcuno ha avanzato l'ipotesi del suicidio data la sua dipendenza dai sonniferi. Ma niente di dimostrato, anche perché il cadavere fu subito cremato e quindi senza poter fare l'autopsia, quindi non si è potuto arrivare alla verità. Il 3 gennaio 1979 le sue ceneri vengono buttate nel mare Egeo. Pochi hanno avuto spazio sui media come lei. Certo, per parlare delle sue interpretazioni, dei melodrammi, sulla sua qualità vocale, sul suo distacco dalla tradizione sia nel cantare che nel recitare. Ma i rotocalchi per anni scrissero sulla sua vita privata, tante cose poi non erano vere, sui litigi e le rivalità con la Tebaldi, sui suoi tanti innamoramenti e amori. Il manifestarsi della rivalità con la Tebaldi risale all'episodio accaduto a Rio de Janeiro, dove la Callas accusò la collega di non aver rispettato gli accordi stabiliti con gli altri artisti, cioè che nessuno avrebbe concesso il bis. Dopo, la Divina in un'intervista disse che paragonarla alla Tebaldi era come confondere lo champagne con la Coca-Cola. Molti anni dopo si riappacificarono come se nulla fosse accaduto. Numerosi i suoi amori. Le sue scelte vanno sempre verso uomini più grandi di lei, che le possono dare un senso di sicurezza. Si citano tra i primi brevissimi amori verso un militare italiano, un medico greco, un industriale, respinto perché voleva che non cantasse più, e poi con un baritono sposato. Seguono poi quelli che hanno influenzato la sua vita: Meneghini, Onassis, Visconti, Pasolini, Di Stefano. Lei stessa confessò di non essere un angelo e di avere le sue debolezze. Essere amata non la faceva sentire sola. Era il 47 quando si recò a Verona per essere presentata a Tullio Serafin, direttore d'orchestra. Quando incontra Giovanni Battista Meneghini, detto Titta, imprenditore edile e uomo benestante e appassionato di lirica, che ha 28 anni più di lei. L'amore tra i due non nasce subito, pur dimostrando Meneghini un forte interesse per lei, e le propone di diventare suo agente e di gestirne la carriera. Lo fa certamente per l'affetto che prova per Maria, ma anche prevedendo un suo vantaggio e profitto. Dopo breve tempo inizia il loro rapporto amoroso. Nel 1949 Maria, dopo essersi frequentati 2 anni, sente il desiderio di diventare sua moglie. Lui è cattolico, mentre lei è greco-ortodossa e pertanto devono avere una dispensa papale, cosa che ottengono in breve tempo. Qualche anno dopo il matrimonio, Meneghini abbandona l'attività di imprenditore per diventare l'agente di Maria e ricomincia a proporre frequenti contratti con impresari, cosa che incomincia a far nascere i suoi primi sospetti su Titta, che si scopre molto interessato sulle questioni economiche. Tra alti e bassi, l'unione dura un decennio. Maria accusa Titta di farle fare cattive figure con gli impresari e di essere diventato sempre più avaro e di pensare solo ai soldi. Finirono con l'abitare inizialmente in abitazioni diverse, lei a Milano, lui a Sirmione, fin quando Titta presentò la domanda di separazione al tribunale di Brescia col tentativo di passare per vittima. Allora anche l'adulterio era un reato. Ma la Callas si salvò perché aveva la cittadinanza americana. Il tribunale stabilì anche la separazione dei beni, delle case, delle opere d'arte, dei gioielli. È il 1959, quando Maria, dopo il trionfo dell'interpretazione della Medea di Luigi Cherubini, incontra uno degli uomini più ricchi del mondo, l'armatore greco Aristotele Onassis.
e sua moglie Atina. Invitano lei e suo marito per una crociera nel loro yacht, Cristina, dove sono anche ospiti Winston Churchill e moglie. Subito Nasse stabilisce conversazioni con Maria che durano anche intere notti e a lui la cantante raccontò la sua vita, le sue delusioni, i suoi successi e i fallimenti come cantante, gli attuali momenti non felici con il consorte. E la moglie di Onassis che li sorprenderà in flagrante tradimento. Da qui Maria lascerà Titti, ma anche Tina lascerà il marito Onassis. I due nei primi anni sono felici per la loro unione. Lei si sente amata come mai e accanto a lui si trasforma in una compagna affettuosa, non capricciosa e obbediente. Inoltre si sente libera, non più schiava dell'amore di lavoro a cui la sottoponeva Medellini e finalmente vivere una vita desiderata. Ma complice il declino vocale di Maria e il cambiamento di umore di lui, il loro amore tende a finire. Le regalò prima una casa a Parigi, in via Giorgio Mendel, quasi a volerla isolare, per poi iniziare il suo rapporto con la vedova del presidente degli Stati Uniti, Jacqueline Kennedy. Del loro matrimonio, Maria verrà a saperlo dai giornali. Negli anni seguenti, Onassis si pentì di questo matrimonio e riprese un rapporto di amicizia con la Carles, tanto che andrà a trovarlo poi sul letto dell'ospedale dove morirà. Tra il 54 e il 57 Luchino Visconti è il regista di 5 opere interpretate dalla Callas, tutte alla Scala: La Vestale, La Sonnambula, La Traviata, Anna Bolena e Ifigenia in Tauride. La soprano e il regista si erano conosciuti perché il cognato di Visconti, Franco Massimo, era assistente di Tullio Serafin ed è a casa del direttore d'orchestra che si incontrano. Conosciuta, sì, la Callas esprime il desiderio di lavorare con lui, ma il regista le risponde: torni a farmi questa domanda quando peserà 30 kg di meno. Ciò avviene e infatti dopo il dimagrimento inizia a collaborare col regista. Visconti poi instaura un rapporto d'amicizia con Maria e per anni, anche quando lavora con altri, non manca di darle suggerimenti e consigli sulle sue interpretazioni. Inoltre sembra che Maria chiedesse consigli a Luchino sull'acquisto di oggetti d'antiquariato. Si rifiuta però di interpretare la Salomè di Strauss che Visconti mette in scena a Spoleto per non doversi spogliare durante la danza dei sette veli. Maria trasformerà il suo rapporto d'amicizia in un legame più intimo, ma tutto finisce, date le note tendenze sessuali di Luchino Visconti. Il regista comunque dichiarerà che pur avendo lavorato per anni con attori di tutti i tipi, mai ha incontrato un elemento più disciplinato di Maria. Lo stesso copione si ripeterà anni dopo con Pasolini. Con lui Maria fece la sua esperienza di attrice. Il suo nome fu suggerito a Pierpaolo quando decise di fare un film su Medea da Franco Rossellini, produttore cinematografico. Decide di incontrare lo scrittore per discutere il progetto per poi accettare il ruolo. Inutilmente Visconti le scrive per dissuaderla a fare l'attrice. La invita a riprendere il canto perché le ricorda il cinema e una brutta bestia che la può danneggiare. Nonostante l'impegno senza precedenti messo dalla cantante, il film Medea non piace al pubblico, che lo accoglierà con molta freddezza. La stessa cantante capirà di non essere adatta alla recitazione cinematografica e non girerà altri film nonostante gli inviti di Zeffirelli e Visconti. Ma intanto si innamora di Pierpaolo. Lo scrittore è legato a lei solo da una profonda amicizia. La seguì in una vacanza nelle isole greche, a Parigi con Moravia e la Maraini, fecero anche un viaggio in Africa. Apparvero foto sui rotocalchi e in cui si vedeva un bacio sulle labbra, scambiato tra i due in un aeroporto. Pierpaolo la chiamava
uccellino con potente voce d'aquila e aquila tremante, e la ritrasse più volte in disegni che colorò con i fondi di caffè. Entrambi poi capirono che il loro rapporto non poteva continuare, solo rimanendo nei confini dell'amicizia. Ultima storia d'amore con Giuseppe Di Stefano. Il tenore le chiese di fare con lui la regista dei Vespri siciliani, andando incontro a un fallimento. Poi, avendo il tenore bisogno di raccogliere fondi per curare la figlia, fecero una serie di concerti in tante città del mondo, compreso l'Estremo Oriente. Ma le voci dei due non erano più quelle di una volta ed ebbero un modesto successo. Tra un concerto e l'altro nacque l'amore, ma dura poco, e tutto finì poi con la morte della figlia del tenore. Da allora Maria si isolò fino alla morte. Per l'anniversario è iniziata la ripresa di un film con Angelina Jolie. Le riprese vengono effettuate tra Parigi, Grecia, Budapest, Milano. L'attrice nel film indosserà gli abiti originali della soprano. Infine, alla divina, la cui voce, per dirla con Zeffirelli, arrivava fino alle cellule, è stato dedicato un museo ad Atene, dove sono raccolti dischi e oggetti personali, registrazioni rare, costumi di scena, fotografie e perfino un album scolastico.